www.redigio.it e la storia continua. In Italia c'è una città fondata sul Vangelo, si chiama Nomadelfia. È il 5 febbraio del 1952 e Don Zeno riceve dal Santo Ufficio una intimatio con la quale gli si ordina di ritirarsi dalla Nomadelfia e di mettersi a disposizione della sua diocesi o di altra che egli preferisce. Il decreto che decapita Nomadelfia è firmato dal cardinale Giuseppe Pizzardo. Ma più di un motivo lascia ritenere che l'allontanamento drastico del fondatore e leader di Nomadelfia sia dovuto a Pio XII. E la causa sia soprattutto politica. Sono gli anni in cui il Vaticano preme pesantemente sulle vicende interne del paese. Don Zeno ha 49 anni compiuti, è sacerdote da 21, ma sa che deve accettare. Più tardi confesserà che sul suo capo pendeva addirittura la scomunica. Questo colpo comunque è violentissimo e dissolverà molte speranze dei suoi sostenitori di Nomadelfia, religiosi e laici, uomini politici, sociologi, industriali, uomini di legge. Ma che cos'è Nomadelfia e perché si è fatto di tutto per cancellarla dal panorama sociale italiano? Nomadelfia nasce negli anni 30 per volontà di Don Zeno, che figlio di agricoltori benestanti di Carpi, vive l'infanzia e la giovinezza tra i fermenti cattolici e socialisti, in cui convivono realtà e utopia. Ordinato sacerdote nel 1931, raccoglie i primi bambini senza famiglia o comunque abbandonati a San Giacomo, Roncole, di Modena. Parrocchia formata per il 50% di braccianti miserabili che hanno un lavoro solo 8 mesi all'anno. E chiama i ragazzi piccoli apostoli. Soltanto molto lentamente gli adulti si interessano al suo problema e a questo punto nascono le famiglie. Adulti, sposati o non sposati, fungono da genitori non soltanto dei propri ma anche dei figli altrui, quelli dei figli di nessuno. Le famiglie hanno così a 8-10 figli di tutte le età e dopo il passaggio degli eserciti nella Seconda Guerra Mondiale, anche di tutte le razze. Nel 1947 Don Zeno occupa con loro l'ex lager nazista di Fossoli, a Modena, che diventa Nomadelfia. Nel 1948 il villaggio raccoglie migliaia di ragazzi. Viene benedetto dal Papa e il Cardinale di Milano, Ildefonso Schuster, entusiasta, con una cerimonia in Duomo affida a Don Zeno 40 bambini. Nomadelfia è all'apice della notorietà. Ma Don Zeno è stato partigiano, è stato battezzato il prete Rosso ed è vice sindaco del paese Rosso di Mirandola. È stato visto ai comizi con basco, maglione e fazzoletto rosso al collo, ha gridato sulle piazze che i ricchi devono dare ai poveri e che se i ricchi non danno, i poveri devono prendere. Sono cose che non si dimenticano. Tornano alla memoria soprattutto nel 1951,
quando all'indomani delle elezioni amministrative, 10 giugno, nell'Italia centro-settentrionale la Democrazia Cristiana si accorge di aver perso voti a vantaggio delle sinistre. E nella sezione dove i piccoli apostoli di Nomadelfia hanno votato secondo coscienza, e questo era l'invito della Chiesa ai cattolici, numerose schede portano scritta libertà, uguaglianza, fraternità. Per il maggio 1952 sono previste le amministrative a Roma e nel Meridione. Né la DC né il Vaticano hanno interesse a lasciare che si sviluppi l'esperimento di Nomadelfia. I Nomadelfi nel 1951 sono 1049, ma non conta il numero, conta l'idea che naturalmente viene strumentalizzata a destra e a sinistra. Il ministro degli interni, Mario Scelba, sollecita a Nomadelfia una relazione economico-amministrativa. Da questo punto di vista, infatti, la comunità viaggia in acque poco tranquille, anche se afferma di avere un patrimonio immobiliare di 613 milioni a fronte di passività di 370 milioni. Don Zeno chiede sovvenzioni, anzi lancia una campagna per raccogliere addirittura 1 miliardo. Tra i suoi sostenitori la contessa Giovanna Albertoni Pirelli, che gli ha donato un'enorme estensione di terreno presso Grosseto. Per sventare i pericoli incombenti, Nomadelfia si autotrasforma, diventa città di Nomadelfia. I suoi membri rinunciano al nome dei piccoli apostoli, dichiarano di non considerarsi comunità a carattere religioso e si costituiscono in libera associazione civile. Ma così pensano di evitare interventi sia dello Stato sia della Chiesa. Ma con il decreto del 1952 le autorità religiose aggirano gli ostacoli colpendo l'unico punto vulnerabile, Don Zeno. Si diffondono malignità sulla moralità delle famiglie di Nomadelfia, il che suscita la diffidente reazione di molti cattolici. Le accuse successive spaziano dal criptocomunismo all'eresia. In più, Don Zeno non smette di parlare né di scrivere, aggravando la sua posizione con le sue affermazioni e le sue tesi sulla famiglia. Scrive: questa povera chiesa è all'interno dilaniata da empi e inconciliabili tradizionalismi che non sono la feconda tradizione della santità sua, ma tradimento della sua divina missione. E ancora, mamma, non è colei che ti genera, questo è un fatto naturale, ma è colei che ti nutre e ti porta all'amore, questo è un fatto di Dio. Dopo il rovinoso documento del Santo Ufficio, Don Zeno sembra scomparire per qualche mese. In giugno la comunità decide di sciogliersi e i beni vengono ceduti alla commissione prefettizia di liquidazione coatta. Le famiglie si disperdono, pochi rimangono, la maggior parte dei bimbi viene ricoverata in betrotrofi. In novembre Don Zeno è processato per una denuncia di creditori, ma viene assolto. A poco il sacerdote comincia a raccogliere altri ragazzi e bambini. Nomadelfia sembra rinascere dalle sue stesse ceneri. I vecchi Nomadelfi rimasti nel 1953 pregheranno il Santo Ufficio di lasciar tornare Don Zeno. Per evitare di coinvolgere ancora la Chiesa nel suo esperimento, Don Zeno chiederà di tornare allo stato laicale. Pio XII glielo concederà pro gratia. Per favore.
da laico, Don Zeno, nel 1954 si ripresenterà a Rosellana di Grosseto e dirà ai rimasti di rimboccarsi le maniche. Passeranno altri 6 anni. Alla vigilia del concilio, Don Zeno chiederà a Papa Giovanni di poter tornare a fare il prete. E il 6 gennaio 1962 il reverendo Zeno Saltini potrà di nuovo celebrare la messa. www.redigio.it e la storia continua.